Ma fare elogi a un solo giocatore stasera mi sembrerebbe sbagliato. Credo la prestazione della squadra oggi sia stata veramente straordinaria contro una squadra fortissima come la Juventus, quindi l'elogio va a questo gruppo di ragazzi che veramente oggi ha dato tutto, è stato in partita per 95 minuti non mollando niente, cercando di giocare con personalità come avevo chiesto, con sfrontatezza. Ci siamo riusciti, e sicuramente questo punto era inaspettato e impensabile, ci deve dare forza, autostima, però non abbiamo fatto niente, il nostro percorso è lunghissimo, anche vedendo poi i risultati delle squadre avversarie, quindi bisogna rimanere con i piedi per terra, indipendentemente dalla risonanza potrà avere questo risultato, giocando con questa mentalità, con questa forza, con questa determinazione, ma soprattutto con questa identità. Sono convinto che possiamo arrivare a quello che è il nostro risultato finale, il nostro obiettivo. Abbiamo fatto solo un favore e una soddisfazione a noi stessi facendo una grande prestazione e portando a casa un punto inaspettato. Per quanto riguarda quell'altro, secondo me la partita si stava svolgendo nel migliore modo e non avevo motivo di dover cambiare alcune situazioni, però quando ho ritenuto opportuno l'ho fatto e mi sembra la cosa sia andata bene, perché i ragazzi veramente hanno dato veramente tutto e questo mi dà molta soddisfazione e sono orgoglioso di allenare un gruppo così che sicuramente partita dopo partita è cresciuto, è maturato, e però ecco, ripeto, non abbiamo fatto niente di particolare, non bisogna certo pensare di essere diventati bravi per questo pareggio, ma bisogna dare continuità e forza a quello che è il nostro percorso. Ma tanto ringrazio per i complimenti, ma io mi auguro di vivere ancora altre di queste serate, che sono appena arrivate in Serie A e mi auguro di poterci rimanere un po' più a lungo per cercare e provare a levarmi delle soddisfazioni. Sicuramente questo è un aspetto importante per me, per la SPAL, che dopo 50 anni ha fatto forse di più un risultato positivo con la Juventus, ma soprattutto abbiamo dato una soddisfazione al nostro popolo, alla nostra gente, alla nostra società, che sicuramente hanno fatto dei sacrifici per arrivare qua. Non ci dimentichiamo che 2 anni fa eravamo in Lega Pro e il nostro percorso è stato sicuramente straordinario. Abbiamo pagato inizialmente, non solo inizialmente, qualche sicuramente problematica di esperienza, parlo dal più alto al più basso, e quindi abbiamo pagato sotto l'aspetto di qualche risultato negativo. Però i ragazzi sono stati bravi, il mio staff sicuramente a cementarsi in quelle che sono state le nostre difficoltà, credendo in quelle che sono le qualità dei nostri giocatori, e sicuramente questo ci ha fatto sì apprezzare per quello il nostro cammino e poi ottenere dei risultati come stiamo ottenendo da qualche partita a questa parte. In presentazione avevo così detto che mi sarebbe piaciuto di vedere uno spazio frontale, una squadra che giocasse con la propria identità. Abbiamo cercato anche di palleggiare da dietro, questo è stato un aspetto secondo me importante per limitare il loro palleggio, le loro qualità, cercando di tenere più palla possibile noi e cercando di spezzare un po' il ritmo a quelle che erano le qualità della Juventus. Questo è un aspetto sicuramente che mi fa molto piacere e l'aspetto secondo me più importante, perché se pensavamo di fare 90 minuti solo fase difensiva, sicuramente la Juventus avrebbe avuto le occasioni per poi vincere la gara, e secondo me questo è stato l'aspetto che ha limitato le loro qualità. Questo è un aspetto importante, sicuramente, che ha migliorato la nostra identità, la nostra qualità di gioco, e siamo molto più aggressivi, riusciamo a portare più giocatori sul portatore palla della squadra avversaria, e quindi questo ci fa sicuramente difendere meglio, ma non parlerei solo della linea difensiva, ma ho sempre detto che i gol subiti e fatti non è merito o demerito di un solo reparto, ma di tutta la squadra, è sicuramente si è calata con le esperienze negative del girone d'andata, ma soprattutto con la crescita e la maturazione di alcuni giocatori, non avevamo fatto la categoria, di altri sono arrivati, della condizione psicofisica, sicuramente giocando più partite abbiamo migliorato, e questo ci ha permesso di essere più attenti, più vigili e soprattutto di fare dei risultati positivi.